Bentornati ancora in diretta sulle Fonti TV. Do subito il benvenuto ad Andrea Paltrinieri, professore Università Cattolica. Buon pomeriggio Andrea, ben ritrovato sulle Fonti. Ciao Alexandra, un buon pomeriggio a te e a tutti i telespettatori. Andrea, non poteva esserci una giornata più interessante di questa per una chiacchierata sulle Fonti TV. C'è il dato sulle scorte di gas naturale a 59 milioni di barili, scusate, e dunque in netta diminuzione, lo si vede anche di questo grafico, lo si vede anche soprattutto rispetto al dato precedente, per non parlare ovviamente dei dati ancora più lontani, e poi ovviamente la decisione dell'OPEC che effettivamente fa tornare il petrolio ben al di sopra della parità, sia per quanto concerne il benchmark americano sia quello europeo, ovvero il Brent a $69-66 per barile, comunque entrambi i benchmark con un rialzo quasi del un punto percentuale. Partiamo dall'OPEC, ti chiedo un commento, sei sorpreso da questa decisione, perché effettivamente si speculava per una pausa, ecco, ci si aspettavano che probabilmente non avrebbero aumentato la produzione. Allora Alexandra, fammi partire da un piccolo framework per quello che riguarda il petrolio nel corso degli ultimi giorni, perché l'OPEC non ha avuto una decisione facile. Quindi siamo arrivati in questa situazione da una settimana in cui i mercati sono iniziati diciamo ad essere sorpresi quasi dalla variante Omicron, quindi con molta incertezza non solo per ciò che riguarda il petrolio ma anche per ciò che riguarda tutte le altre classi di attività rischiose. Quindi abbiamo avuto una settimana, 10 giorni di risk off e una settimana, 10 giorni in cui davvero il petrolio da quella famosa notizia proveniente dal Sudafrica è collassato di una decina di dollari se non di più per ciò che riguarda il Brent, per ciò che riguarda il WTI, e anche soprattutto si è modificata la nostra famosa curva forward, che è passata da una situazione in forte backwardation, quindi come abbiamo spiegato nelle puntate precedenti, una situazione in cui si cerca di approvvigionarsi di petrolio nelle prime scadenze perché si ha paura di non avere petrolio, perché c'è una domanda superiore all'offerta. Ecco, si è passati da una situazione di backwardation a una situazione di curva forward che noi definiamo flat, quindi piatta, e quindi come se il mercato fosse rimasto impaurito davvero da questa, direi, problematica situazione di diciamo della variante Omicron. Questo è il primo punto. Il secondo punto riguarda ovviamente il rilascio delle scorte, delle riserve strategiche da parte di Biden, che a mio modo di vedere non ha avuto questo grande effetto comunicativo, però in qualche modo inizia ad impattare sul mercato fisico, che già, come abbiamo detto più volte, non era così forte come tante persone lo proponevano. E il terzo punto da non dimenticare anche riguarda la decisione della Federal Reserve di rimuovere la parola, temporaneità all'inflazione, che ha comportato un rafforzamento del dollaro, e questo certo non ha fatto comodo al petrolio. Se aggiungiamo le scorte di ieri di petrolio, che hanno dimostrato una diminuzione della domanda complessiva, soprattutto di gasoline, certo anche riconducibile al Thanksgiving, che sappiamo essere una festività particolare negli Stati Uniti, di solito nel Thanksgiving la gente si muove di meno e di conseguenza utilizza meno automobili, ecco, abbiamo 4 fattori che hanno complicato non poco la decisione dell'OPEC. Quindi, per venire alla tua domanda, Alexandra, se io sono sorpreso, no, avrei fatto la stessa cosa. E io infatti, appena è stata emanata la decisione dell'OPEC, ho esposto un giudizio che per me, questa decisione non è bearish. Okay. Subito è vero che ci sono stati 3-4 dollari persi sia dal contratto WTI sia dal contratto Brent, però a mio modo di vedere l'OPEC ha preso la decisione giusta. Perché? Perché ha tranquillizzato il mercato, quindi ha tranquillizzato il mercato ritenendo lei che deve aver tempo per poter valutare gli effetti di questa nuova variante Omicron, di cui io certamente non sono la persona idonea per potermi esprimere, però ecco, sappiamo che ha qualche problemi molto rilevanti per ciò che riguarda la contagiosità, ma non sappiamo ancora la capacità di evadere i vaccini, e questo secondo me è il punto focale. Quindi da un lato l'OPEC ha certamente ipotizzato che ci sia una diminuzione di domanda di prodotti distillati, di cherosene, perché volano meno aerei, e questa diminuzione di domanda ce la porteremo avanti probabilmente per qualche settimana. Però a mio modo di vedere ha calmato un attimino il mercato dicendo adesso vediamo se ci saranno ulteriori effetti, per esempio dal punto di vista della domanda complessiva, e questo è il primo punto. Il secondo punto io direi che ha anche tranquillizzato un po' le problematiche di natura geopolitica,
cioè non è andata in un'ulteriore guerra nei confronti di Biden e della Cina e dell'India per ciò che riguarda da un lato il rilascio delle riserve strategiche e dall'altra quella che sarebbe potuta essere la controreazione dell'OPEC, no, di poter dire ok, o addirittura aumento la produzione tornando nella stessa guerra che è stata che abbiamo visto l'anno scorso nell'OPEC Plus, o dall'altro lato riduco la produzione perché ho paura, no, di poter avere un mercato che noi definiamo oversupplied, cioè ovvero in cui l'offerta è superiore alla domanda. C'è un ultimo punto da sottolineare, sì. Alexandra, se si legge il comunicato dell'OPEC, la riunione non è terminata oggi. No, assolutamente, infatti. E questo secondo me è un punto importante perché loro, non è la prima volta, continueranno ad aggiornarsi con riferimento alle problematiche relative alla variante OPEC e nonostante il prossimo meeting sarà il 4 gennaio, ecco, rimarranno continuativamente in una formale riunione virtuale e quindi eventualmente potranno decidere di stoppare la produzione o comunque, quando, come qualcuno ha detto, di ridurre gli aumenti di produzione a 200.000 barili di petrolio invece che 400.000. No, assolutamente sì, questo era un punto importante, sicuramente il messaggio che ha inviato ai mercati e non soltanto è diciamo tranquilli perché stiamo ancora valutando gli effetti dell'Omicron, poi per carità c'è stato un panico piuttosto importante non solo sul mercato energetico ma un po' ovunque, se vogliamo anche includere dentro l'equity stesso. Intanto giusto per capirci, questa decisione avrà un impatto rialzista o meno su, in termini di prezzi, perché per il momento ciò che stiamo vedendo è forse quello che non ci si aspettava, e cioè un rialzo dei prezzi, perché il mercato ha interpretato questa mossa come positiva effettivamente. Sì, certo, se noi guardiamo il Brent, no, quando parliamo di OPEC Plus, magari insomma guardiamo il contratto Brent, ecco, noi siamo in una situazione in cui siamo passati da più o meno 80 dollari al barile, ok, se non superiori, ad una situazione in cui oggi abbiamo toccato un minimo di 66 dollari al barile dopo la decisione dell'OPEC. Quindi diciamo che dal punto di vista del massimo relativo che abbiamo toccato nelle settimane precedenti, siamo crollati di quasi 20 dollari, no, considerando il punto di minimo che si è realizzato nel momento subito dopo in cui è uscito il comunicato dell'OPEC di non toccare gli aumenti di produzione di 400.000 barili di petrolio. Ora, ritengo che la decisione OPEC non sia bearish per ciò che riguarda il mercato, ovvero secondo me hanno preso la decisione giusta perché a mio modo di vedere un ipotetico blocco dell'aumento di produzione di 400.000 barili di petrolio magari subito avrebbe avuto un effetto positivo, ma dall'altro lato avrebbe potuto turbare il mercato con riferimento all'analisi OPEC della domanda e di offerta. Cioè effettivamente OPEC adesso ci sta dicendo: guardate che per noi per il momento Omicron non è un problema, quindi sappiamo che con calma andremo in una situazione di come dire, surplus di offerta rispetto alla domanda nei primi mesi del 2022, ma comunque crediamo che proseguire con riferimento al nostro piano sia l'operazione giusta da fare, quindi ha calmato il mercato. Ecco, è per quello che abbiamo visto un rimbalzo del Brent da 66 dollari, adesso forse stiamo toccando i 70 dollari, ecco, considerando anche, come dicevo, una situazione in cui siamo scesi di quasi 20 dollari al barile, abbiamo distrutto la curva backwardation che ricordiamo essere molto bullish per ciò che riguarda il Brent. Però ovviamente Alexandra, noi dobbiamo considerare la variante Omicron, perché è chiaro che se aumentiamo le chiusure, se questa variante inizia a essere davvero impattante per ciò che riguarda gli spostamenti, in questo caso non solo di aerei dall'Africa fino ai paesi europei, fino alla Cina e fino agli Stati Uniti, ma anche tra l'Europa, tra gli Stati Uniti, e poi si dovesse procedere ad ulteriori lockdown, perché questa variante dovesse, nel caso in cui questa variante dovesse davvero preoccupare, ecco, allora non posso dire che la situazione del petrolio sia positiva. Quindi questa, sì, questa è la mia considerazione.
Allora, guardiamo rapidamente anche i dati macro dell'EIA sul gas naturale, stiamo vedendo una diminuzione ulteriore, addirittura superiore rispetto alle attese delle scorte per quanto concerne il gas naturale, queste sono sempre le stime di EIA in BCF, il dato precedente era fra le altre cose meno 21. Rispetto al meno 59 ecco, del dato più recente. Volevo capire qual è l'interpretazione. Allora, guarda, il dato di oggi, Alessandra, è intorno delle stime degli analisti. Io, per esempio, avevo stimato una draw, quindi, come dire, un ritiro di scorte di 58 BCF, è uscito 59 BCF, è un dato in linea con le attese che anche qui tiene conto di quello che noi chiamiamo l'effetto vacanza, cioè l'holiday effect, perché c'era il Thanksgiving. E di conseguenza, in un interno di un long weekend come è stato settimana scorsa negli Stati Uniti, c'è una diminuzione di domanda di power bonds che sono una delle componenti fondamentali che si aggiusta in relazione al meteo. Quindi le scorte non hanno creato tante problematiche per ciò che riguarda l'Henry Hub della Louisiana, il nostro natural gas. Invece ha creato tante problematiche, che cosa? L'aumento delle temperature previste per i prossimi 15 giorni da venerdì ad oggi. Cioè, io ricordo ai telespettatori che venerdì, nel momento in cui c'è stata la scadenza del contratto precedente, il contratto di gennaio, che adesso è diventato il primo contratto dell'Henry Hub della Louisiana, stava trattando $5,50 proprio nella chiusura di venerdì sera. Da $5,50 questa mattina, proprio alle 9:15, abbiamo toccato un minimo di $4,12. Quindi abbiamo perso ben un dollaro e quasi 40 centesimi in 3 giornate, che è una, diciamo, delle peggiori performance del gas naturale degli ultimi 20 anni. Come mai questa situazione? Perché i modelli meteo mostrano per i prossimi 15 giorni una domanda veramente bassa di quella che noi chiamiamo la componente residenziale commerciale, cioè la componente di riscaldamento. Ovvero gli Stati Uniti, soprattutto nell'area dell'est, quindi New York, nell'area di Midwest, quindi Chicago, e nell'area del Texas, e quindi tutta, soprattutto l'area di Dallas e di Houston, registreranno temperature di molto superiori alla media, e la prima metà di dicembre probabilmente sarà una delle prime metà di dicembre più calde anche qui degli ultimi 30-40 anni, a seconda dei modelli che vediamo. Così adesso capiamo qual è la differenza tra il gas americano, molto sensibile alle temperature, e lo abbiamo visto in questi 3 giorni, e il gas europeo, che sì è sensibile alle temperature, in questo caso parlo dei TTF, ma è anche sensibile all'andamento storage e all'andamento geopolitico. Attenzione ad operare nel gas americano, perché abbiamo visto quali sono gli effetti, e $1,40 di discesa è stato veramente traumatico. Allora, no, assolutamente sì, in effetti lo è stato. Intanto, ecco, prima di lasciarci Andrea, volevo capire innanzitutto se la reazione dei mercati, anche dell'equity, è stata un po' esagerata alla nuova variante di cui effettivamente sappiamo poco, poi arrivano quasi, quasi ogni istante delle notizie positive, cioè che i casi non sono gravi, che effettivamente ci sono alcune medicine, che non necessariamente i vaccini funzionano contro questa variante, anche molto bene, e poi ovviamente ha speculato tanto il CEO di Moderna ancora questo lunedì, forse non era proprio corretto considerando che stava dando un'intervista al Financial Times, cioè che il mondo avrebbe visto questa intervista senza alcun dubbio, però volevo chiederti un parere, ecco, se questa reazione dei mercati è stata effettivamente esagerata. Probabilmente mi fai questa domanda perché sai già come la penso. Secondo me sì, è stata esagerata, molto esagerata e causata da una variante di cui non sappiamo nulla. E attenzione, in un periodo di fortissima crescita economica, abbiamo visto i dati, li hai nominati tu prima, i nuovi sussidi di disoccupazione anche oggi sono stati fenomenali. Eh sì. Vedremo domani un farm payroll. Quindi in un periodo di fortissima crescita economica e addirittura in un periodo in cui lo stesso Powell si è finalmente degnato di rimuovere la parola
transitorietà dall'inflazione, perché effettivamente abbiamo un'inflazione sia derivante da shock di offerta sia derivanti da incrementi di domanda. Inflazione che sarà, come ha detto Yellen oggi, probabilmente ancora trascinata da un incremento degli stipendi e delle ore lavorate. Quindi io credo che i mercati abbiano una scusa per poter scendere, ma davvero finché si registra questo ritmo di crescita, abbiamo visto la Federal Reserve di Atlanta alzare le proiezioni del quarto trimestre del prodotto interno lordo al 9,4% rispetto all'8%, ecco, è chiaro che ci vuole un assestamento dei mercati, però soprattutto i titoli ciclici, guardiamo le banche europee, a mio modo di vedere sono stati ingiustamente bastonati. E aggiungo, se noi guardiamo l'andamento dei rendimenti, mi viene da sorridere avere un decennale statunitense vagare in un intorno dell'1,40% con questi tassi di crescita e di inflazione, avere un Bund tedesco vagare in un intorno del -0,3-0,35% con gli stessi dati di crescita, ancorché non della Germania ma dell'Eurozona, che comunque rimarranno inalterati, ecco, è una situazione un pochino, come dire, non consona, e io credo che prima o poi i mercati, se non dovesse esserci un ulteriore peggioramento di questa variante, recupereranno la situazione risk on e in modo anche sostanziale. No, assolutamente sì, senza alcun dubbio, poi è estremamente interessante anche il timing di Powell, però guardiamo in avanti, quanto ci vorrà la BCE a fare la stessa affermazione? Io credo con tutta che la particolarità, perché nessuno mette in dubbio che c'è forte differenza in termini di inflazione tra l'Eurozona e ovviamente gli Stati Uniti, per carità, però... È vero, siamo in una situazione differente, però abbiamo visto anche recentemente uscire l'indice dei prezzi alla produzione italiana, con cui l'Italia ha raggiunto gli altri paesi, tra cui la Spagna, un incremento superiore al 20% anno su anno. Cioè è chiaro che la componente, come dire, core tedesca della Banca Centrale Europea si farà sempre più sentire, e direi questa volta ha ragione. Quindi io credo che Christine Lagarde adesso dovrà bilanciare queste diverse situazioni. Da un lato l'incremento dell'inflazione che è persistente e in un intorno superiore del 2%, e su questo non ci piove. Dall'altro io direi una forte crescita soprattutto dei paesi periferici, ma anche dei paesi core dell'Unione Europea, al di là della Germania, che è per una volta potremmo definire il paese, non dico che cresce meno, ma comunque un pochino più in difficoltà, anche per la struttura del suo sistema finanziario e per le problematiche relative al Covid. Ecco, e dall'altro lato dovrà ovviamente, come credo farà Powell, anche valutare l'impatto della variabile, della variante Omicron all'interno dell'Unione Europea. Queste sono le tre cose che dovrà valutare Christine Lagarde. A mio modo di vedere dovrà pensare anche lei di dover... non dico terminare in modo istantaneo il PEP, però certamente con calma di togliere perlomeno un po' di liquidità all'interno del sistema finanziario. Per ciò che riguarda Christine Lagarde, io non credo si parlerà di rialzo dei tassi di interesse, l'ha già detto diverse volte, però perlomeno ritirare la liquidità in eccesso io credo sia un buon punto di partenza, anche perché in questo caso si può tenere delle munizioni nel caso in cui ci fossero delle nuove varianti che potessero turbare l'andamento economico alla fine del primo trimestre o all'inizio del secondo trimestre del 2022. Ecco, e naturalmente un'ultimissima domanda che riguarda tutto ciò che è accaduto in Turchia, è molto interessante, l'ennesimo ministro delle finanze licenziato, fra le altre cose per un motivo molto preciso, cioè ha criticato la politica monetaria, non ha criticato però il presidente della banca centrale. Io confesso, è un po' difficile continuare a imparare e memorizzare i nomi dei banchieri, dei ministri, perché cambiano forse troppo spesso. Per carità, siamo in Italia, anche qua sappiamo che i governi cambiano più volte, però è veramente difficile ricordare tutti i nomi dei ministri delle finanze, soprattutto i banchieri centrali della Turchia in queste circostanze. Volevo capire che cosa segue da ora in avanti, che cosa possiamo immaginare per l'economia turca e soprattutto per la valuta della Turchia, che vedo che recupera terreno, ma insomma rimane in difficoltà. Sì, dovremmo dedicare una puntata a questo. Allora, ovviamente questo dimostra per l'ennesima... ci sto pensando, giusto per capire anche cosa state spiegando ai vostri studenti. Esatto.
Lo faremo, adesso sarò breve perché stiamo concludendo. Comunque, due cose. È ovvio che Erdogan sta dimostrando il fatto di controllare non solo la componente politico-economica e fiscale dell'economia turca, ma anche la componente monetaria e quindi di politica monetaria. Da qua si parte. Poi, per ciò che riguarda i tassi di interesse, ieri la Banca Centrale Turca, anche questa mattina l'ha confermato, ha detto che probabilmente questo easing che sta portando avanti terminerà. Non si sa se termina all'inizio del 2022, più avanti del 2022, però qualche forma di timore c'è. Ovviamente ieri Banca Centrale Turca ha cercato di operare con le riserve in valuta per poter controllare i movimenti della lira turca che ha giudicato eccessivi, e ci credo, rispetto ai parametri che lei stima, però in questo caso brucia riserve in valuta e lo fa allo stesso modo di ciò che è accaduto nel 2018. Quindi adesso che cosa si rischia? Se non si dà stabilità al rapporto di cambio euro-lira turca o dollaro-lira turca, si rischia una iperinflazione, perché comunque i dati turchi comportano veramente un'inflazione e questo può comportare una forma di recessione anche grave nel primo trimestre del 2022. Attenzione che già i consumatori turchi fanno fatica a comprare farmaceutici, fanno fatica a comprare verdura, fanno fatica a comprare carne, cioè noi parliamo dell'aspetto valutario, ma ci sono già problematiche all'interno della Turchia. Quindi il settore bancario è solido, questa è una buona notizia. Io credo che dal punto di vista della teoria economica Erdogan faccia questo ragionamento. Siccome la lira turca adesso continua a svalutarsi, noi puntiamo sulle esportazioni. E effettivamente, se noi guardiamo la bilancia commerciale della Turchia, è andata in una situazione di surplus nel corso dell'ultimo mese e mezzo, considerando la svalutazione della lira turca di circa il 30% nei confronti del dollaro. È molto rischioso, può comportare non solo, come dire, recessione in Turchia, ma anche, spero di no, rivolte sociali. Ecco, io cercherei davvero di usare la disciplina dei tassi di interesse e non certamente l'operare in swap in valuta, in riserva in valuta, perché davvero è molto rischioso come strumento. E se poi gli investitori ipotizzano che le riserve in valuta vadano, come dire, ad esaurirsi, e allora ci può essere quello che noi chiamiamo uno stop degli investimenti in Turchia, per tradurlo dall'inglese, una improvvisa fuoriuscita di capitali che può davvero creare distorsioni in Turchia fino a portare ad un controllo di capitali e una richiesta di aiuto al Fondo Monetario Internazionale. Per il momento non vedo questo, però potrebbe essere un'ipotesi. Sai, Andrea, hai detto speriamo di no per quanto concerne la rivolta. Io non sono sicura se sarà così negativa la rivolta perché, ecco, conosco tantissime persone della Turchia, persone con cui abbiamo studiato insieme. Evidentemente una persona non deve essere un genio, avere un PhD per capire che effettivamente ciò che sta facendo Erdogan non è positivo per il paese, ma soprattutto per l'economia del paese. Quindi se ci fosse una rivolta, non sono sicura che sarà una cosa così negativa perché magari riescono a liberare di questa situazione molto spiacevole sotto più punti di vista. Grazie mille, Andrea Paltrinieri, professore Università Cattolica. Alla prossima occasione, buon proseguimento, Andrea, grazie come sempre. Grazie mille a te Alessandro, una buona serata anche a tutti i telespettatori.